Ciao ragazzi, ciao a tutti. Salve, dopo tanto tempo, come al solito, mi propongo di fare un sacco di video e poi alcuni sono rimasti lì neanche montati, cioè registrati, ma non li ho montati. Vedremo se riuscirò a metterli sul canale, magari dopo le feste con un po' più di calma. Ora faccio questo video perché volevo ringraziare tantissimo a Tamir, che vi metto il link nell'info box del suo canale, che su Facebook aveva visto, in un gruppo in cui siamo, aveva visto dei capuchon che io di cui mi lamentavo perché praticamente erano fatti con la resina, e siccome resinavo dopo un anno non mi sono venuti come volevo, ero un po' delusa praticamente. E quindi niente, mi ha proposto di prenderli lei perché le piacevano. Io volentieri gliel'ho mandati piuttosto che tenerli qui a non farci niente, perché se non mi piacciono non li lavoro. E niente, c'è stato uno swap lamp, quindi io ho mandato un pacchettino a lei e un pacchettino a me. Mi è arrivato proprio stamattina dopo che io ero andata alla posta a spedirle il suo, e quando sono tornata praticamente è stato veramente entusiasmante trovarlo. Allora, questo è quello che mi ha mandato, vedete benissimo che sono favolosi questi. Io credo di averli visti anche nel suo video, ma erano quelli effetto pietra, infatti sono proprio belli, bellissimi, cioè io li immagino già lavorati all'embroidery, incastonati, sono stupendi. Queste gocce sono enormi, cioè tre dita, quasi no, due dita. Sono belle però, non ho parole. Guardate qua, questo proprio è veramente effetto pietra. Cioè, non lo metto troppo vicino forse. Eccolo qua, poi sono lucidati, quindi assumono un effetto ancora migliore, credo. Sono in fimo, io non lavoro il fimo, quindi non so dire se non lucidati come possono essere. Però scusate se faccio le riprese così con la telecamera mobile, ma faccio venire un po' di mal di mare. Poi ci sono questo pacchetto, come vedete, che sono comunque resine praticamente circondate da questo filo d'oro, con il cappietto per farne ciondolino quello che uno vuole, e sono stupendi. Quest'altro azzurro, che io poi amo l'azzurro, quindi sono felicissima di questi cabochon, sicuramente molto più di quelli che ho fatto, e ve li faccio vedere fra un momento. Intanto comunque, aperta e chiusa parentesi di questo piccolo swoop, voglio ringraziare Mary di cuore, e speriamo che ce ne sia anche un altro in futuro. Allora passiamo un attimo a queste cosine che sono qui sopra. Forse devo, no, devo rimpicciolire. Allora, queste cose che sono qui sopra sono praticamente le ultime cose che ho fatto. Queste sono le resine che vi dicevo. Allora, con i bottoni si vedono benissimo, che praticamente ci è venuto a traspendere, si vedono solo i brillantini. Eppure avevo messo dell'ombretto, però mi ero dimenticata praticamente che l'altra volta avevo inserito della polvere per ceramica, e quindi niente, non si è tinta benissimo. Anche questi cabochon, credo che l'effetto trasparente non è proprio come il bottone, però guardate fra le dita, forse si vede insomma sul bordo. Eccolo qua, sono veramente, secondo me, non, cioè, non mi piacciono, punto. Non mi piacciono. E quindi mi sono rimasti questi. Poi niente, mi sono trovata dai cinesi e ho fatto queste farfalline con questi stampi che io ho sempre visto in tanti video. Volevo provarlo, ho detto vabbè, 3 euro l'ho preso, però niente, ho constatato che effettivamente pure la resina E30 viene opaca in questi qua, quindi l'unico stampo adatto è quello della Gedeo, quelli blu. Però niente, magari li proverò con la pasta al mais, se ci riesco. Sono troppo piccini, ma comunque con la resina sono venute tutte le antennine, vedete, è venuto, però l'effetto è proprio opaco, opaco al massimo. Giusto giusto la farfalla, dove ho messo dei glitter che sono un attimino più veramente brillanti, sono rimasti veramente brillanti, quindi questa qua è carina.
però chissà, magari lucidandole. E poi niente, già che ci sono, vi faccio vedere le ultime cose che avevo fatto. Allora, questo qua l'avevate già visto. Questo era l'esperimento che ho fatto incollando direttamente la pietra su una finta pelle che però era molto telata dietro, cioè era un bello spessore. Ho detto, vabbè, questo bellissimo spessore io provo, ma invece niente, non è venuta benissimo. Quindi esperimento fallito, ma ve l'avevo già fatto vedere quello quando ho fatto la ripresa della mia postazione. Poi niente, avevo fatto questo che mi piace un casino, se non fosse che forse l'ho ingabbiata troppo la madreperla qui, quindi solo quello, però è tanto brillante, è molto bello, credo una bella spilla ci verrà, ma pure un anello, anche se io non li porto così grandi. Poi questo che è proprio sia questo che questo qua, mi sono venuti da Dio, mi sono piaciuti un casino. Mi sono venuti anche il retro, questo è il verde, è venuto proprio perfetto. L'avevo postato già su Facebook, quindi giusto per far vedere a chi magari non è nel gruppo di Marghe 75 Marghe 75, praticamente è l'unico gruppo dove mi sono iscritta, l'unico gruppo velenoso dove mi sono iscritta. Poi niente, poi ho fatto sto ciondolino che è giù così, un po' indio, non lo so. E poi mi sono praticamente inceppata su un modulo che aveva fatto vedere, che aveva fatto il tutorial Marina Perino, questo modulo qua. Anche se qua io non ho completato mettendo le perline da un lato e dall'altro delle super duo del giro finale, però l'ho praticamente fatto in verde, questo qua, poi con questi fili che uno li può mettere corti o lunghi, sono carini, uno l'ho già regalato, e poi questo sul tono marrone, marrone scuro dorato. Cioè in qualsiasi colore l'ho fatto, mi piaceva, ecco, cioè qua ci sono le perline, vedete, su questa super due da un lato e dall'altro, quindi veniva in questo modo, in effetti dovrebbe venire in questo modo. Quest'altro che è sempre con l'azzurro, però fatto diversamente. Qui ho usato, cioè ce n'è uno che, qual era? Questo qua, dove ho usato il bicono invece dei mezzi cristalli ed è venuto bene lo stesso. Quindi, e poi qua c'era questo qua sempre con l'azzurro, però le super duo bianche, l'effetto, cioè questo non viene molto piatto, estremamente piatto, cioè dipende pure dal filo, perché io alcuni, per esempio questo l'ho fatto con il filo di nylon, è venuto abbastanza rigido, leggermente accoppato, ma molto poco. Mentre quelli che ho fatto con il filo, il fire line, è venuto bello piatto, però meno rigido. Quindi, insomma, dipende pure uno come li fa, però come quello che è uno di quei moduli che, come lo fate fate, viene bene. Poi è semplice, veloce da fare, sono carinissimi. Come idea regalo per Natale, insomma, come pensierino vanno benissimo. E con questo io, ah no, ci sono queste piccole cose a Soutache, ma questo era uno che avevo fatto giusto per farvi vedere la differenza. Non sono né migliorata né peggiorata, ho fatto sempre la stessa. Allo stesso modo, nel senso che io ho rifatto una prova con questa testa di cervo, così mi è venuto, cioè non so neanche io come mi è venuta. Questa è la prima prova a Soutache che io avevo fatto e praticamente l'avevo anche finito così dietro. La testa di cervo ancora non l'ho finita, perché io dietro non ho, questo è davanti, dietro ancora non ho messo nulla, ma praticamente lo potrei anche lasciare così volendo, perché si vede giusto al centro dell'occhio e qui fra le corna si vede il filo, come è finito.